Amici, nella quarta puntata della quarta stagione di Bellezza Italiana vi parlerò di Pompei, in Campania. Pompei è nota perché ha sia la grande area archeologica più grande del mondo e sia perché tiene il santuario mariano più visitato al mondo. E ogni anno vengono milioni di turisti e pellegrini sia per l'area archeologica sia per il santuario. Pompei fu fondata nell'VIII secolo a.C. da Iosci, una popolazione italica, però lungo un pianoro sul fiume Sarno. Subì l'influenza degli Greci che si stanziarono a Pessum e degli Etruschi che si stanziarono a Salerno, vicino Salerno, Fratte, Ponte Cagnano. Però fu conquistata nel III secolo a.C. dai Romani e da lì ebbe un grande sviluppo commerciale, portuale. Però Pompei fu seppellita nel 79 d.C. dalla famosa eruzione del Vesuvio, che viene descritta pure da Plinio il Vecchio, e fu riscoperta nel 1748 con gli scavi archeologici ordinati da Carlo III di Borbone, che credeva che nell'area dove stava Pompei c'era Stabia. Però grazie a un'epigrafe con la scritta Res Publica Pompeianorum si scoprì che era Pompei. L'area archeologica ha una porta principale, che è quella di Porta Marina, dove accedono i turisti. Poi abbiamo varie altre porte: Porta Ercolano, Porta Stabia, Porta Nola, Porta Nocera, le colonie intorno a Pompei. Ognuna di queste porte aveva due o tre fornici con archi. Per parlarvi di Pompei vi seguirò sei filoni: le ville, le case, gli edifici pubblici, gli edifici ludici, gli edifici religiosi e le necropoli. Partirò con le ville. Le ville pompeiane erano costruzioni residenziali aristocratiche, però stavano fuori alle mura. Infatti, se vedete, la più importante è Villa dei Misteri, con il famoso triclinio, il peristilio, con colonne. Il triclinio, ci stanno molti affreschi mitologici, con Dionisi, Afrodite, un personaggio alato, una donna in stato di fallo, nuda. E tutti questi affreschi sono caratterizzati dal cosiddetto rosso pompeiano, ossia quel rosso forte che sta sulle pareti, che decorano le pareti. Però Villa dei Misteri vicino ha pure un paesaggio vitinicolo. Infatti, come sappiamo, la cantina irpina Mastro Berardino ci coltiva il suo Villa dei Misteri, un vino rosso forte che si ispira al vino antico di Pompei. Poi le case. Le case pompeiane erano in base al ceto: c'erano le domus che erano per ricchi, poi c'erano gli edifici commerciali con abitazioni. Ogni casa aveva delle decorazioni, aveva il peristilio. Le più famose sono la casa del Menandro, con peristilio atrio tuscanico e con decorazioni in quarto stile prospettico, con le raffigurazioni delle nozze di Ippodamia, mosaico con scene nilotiche, addirittura un mosaico raffigurante animali marini nella casa del Menandro. Poi abbiamo la casa del Pinarius Cerialis, con pitture all'interno del cubicolo raffigurate scene teatrali sempre in quarto stile. Poi vediamo la casa degli Amorini Dorati, che all'interno troviamo una bella decorazione in marmo, un salone in decorazione in terzo stile ornamentale, pavimentazione a mosaico. Lo stile ornamentale si caratterizza per le cose vegetali, per le maschere ed altro. Poi abbiamo la casa del Fauno, che è famosa per gli affreschi, primo stile strutturale, ossia quello geometrico, e per la famosa battaglia di Issos, ossia il mosaico che raffigura la battaglia tra Dario e Persiani e Alessandro Magno durante l'ellenismo. Infatti stile ellenistico, però non si trova alla casa del Fauno ma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Poi abbiamo la casa dei Vettii, con affreschi ricchi di rosso pompeiano e con pannelli colorati in quarto stile prospettico. Abbiamo la casa del Centenario, con un altro in stile tuscanico, con pavimento a mosaico e pitture con scene teatrali, e un bel peristilio con ascendo una piscina. Poi abbiamo la casa dei Dioscuri, con pitture in quarto stile prospettico, con castore e polluce.
E con peristilio decorato con elementi architettonici e nature morte in primo stile e terzo stile pompeiano. Poi abbiamo la famosa casa del poeta tragico che è famosissima per il famoso mosaico con scritto Cave Canem in latino, che è tradotto in italiano dice attenti a cane, ed alcuni affreschi con scene teatrali e dell'Iliade, che adesso si trovano al Museo Archeologico di Napoli. Parecchi reperti di Cotia che stanno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ossia il MAN, quel grandioso edificio in stile neoclassico. Troviamo pure parecchie pitture, il famoso gabinetto segreto con le scene erotiche. Adesso passiamo agli edifici pubblici. Pompei aveva molti edifici dove si svolgevano attività politiche e commerciali. Tra questi ricordiamo il Foro, che era il luogo dove si trovavano gli edifici più importanti, era il cuore della città. E tra un edificio più importante troviamo la Basilica, pianta rettangolare divisa in 3 navate e con decorazione in primo stile strutturale. Là si amministrava la giustizia. Poi troviamo il Macellum, che era il mercato della città, con decorazioni in quarto stile prospettico. L'accesso era attraverso un cortile porticato e adesso ha funzione di deposito dei reperti museali e archeologici trovati a Pompei negli ultimi scavi. Pompei è sempre una città in divenire, si trova sempre tanto. Poi troviamo il Termofolium, che era il ristorante dell'epoca dove servivano pasti caldi, e troviamo molti affreschi là. Nel Termopolio di Vetustius Placidus troviamo un larario con affreschi raffiguranti Dionisio e Mercurio, un triclinio in terzo stile ornamentale. Poi c'erano edifici dove si commerciavano i prodotti particolari come il garum, il vino. Il garum era una salsa a base di pesce, si lavoravano i materiali grezzi. Ricordiamoci l'officina di Verecundus, dove sono stati ritrovati affreschi sulla facciata raffiguranti i dei, Mercurio e Venere, sull'architrave immagini di Apollo, di Giove, di Diana. E c'era pure la Scuola Armatorum, che adesso sta in fase di restauro e ricostruzione dopo il crollo del 2010, e dove sono state ritrovate armature e decorazioni in stile militare. Poi ci stanno i cosiddetti edifici ludici, che erano gli edifici del divertimento, dello svago e del benessere, e tra questi ritroviamo l'anfiteatro, che era costruito con archi ciechi nell'ordine inferiore e archi a sesta acute nell'ordine superiore. In terra battute una platea, un parapetto, e la cavea è divisa in base a ceto sociale. Ricordiamoci che nel 57 d.C. ci fu la famosa rissa tra Nocerini e Pompeiani, Nocera e Pompei, in cui c'erano, ci sono stati parecchi morti, che fu una rissa violenta. E la testimonianza più importante, il famoso mosaico sempre conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che raffigura l'anfiteatro come era allora e scene di violenza. Molto prospettico quel mosaico, se vedete. Noi abbiamo due tipi di teatro: teatro grande, dove si facevano grandi spettacoli, infatti l'orchestra era a forma a ferro di cavallo. E ci stanno scene decorate con statue in marmo, e teatro piccolo di forma semicircolare che aveva gradinate divise da telamoni e l'orchestra in marmo. In questi teatri si recitavano tragedie, commedie antiche, eppure oggi si fanno le commedie, infatti c'è un cartellone estivo che le fanno. Poi troviamo le terme del Foro, le terme suburbane, le terme stabiane, zone dove c'era il Frigidarium, Calidarium, Tapidarium. Infatti all'interno troviamo decorazioni stucco nel quarto stile prospettico, con soggetti mitologici e personaggi pompeiani dell'epoca nelle terme stabiane. Poi nelle terme del Foro troviamo personaggi mitologici e partizioni geometriche in primo stile strutturale, mentre nelle terme suburbane troviamo 16 pannelli con le scene erotiche di donne nude che si riposavano. E ricordiamoci che a Pompei c'erano pure i lupanari, i famosi lupanari dove andavano gli uomini con le prostitute. E infatti parecchi quadretti di scene erotiche sono stati ritrovati, stanno al gabinetto segreto del Museo Archeologico di Napoli, perché erano scene erotiche, erano scene di censura all'epoca del Settecento, una società più illuminata. Poi troviamo pure gli edifici religiosi. A Pompei la religione era molto sentita. Troviamo il Tempio di Apollo, in stile con colonne in stile ionico e trabeazione dorica.
ed era decorato con pietre policrome e c'era pure una statua di Apollo dentro. Poi troviamo il tempio di Asclepio con portico, cortile, una cella con colonne stile corinzio. Troviamo il tempio di Iside con portico e prona centrale, decorazioni in quarto stile prospettico che adesso stanno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Troviamo le necropoli dove venivano sepolti grandi pompeiani, grandi signori pompeiani. Infatti le tombe stavano fuori dalle mura ed erano sia deserte sia ridicole. Le più importanti sono quelle là di Eumachia, che era la sacerdotessa di Venere. Sono state ritrovate statue e un fregio figurato nella tomba di Eumachia. Poi troviamo quella di Vestorius Priscus, addetto alla cura delle strade all'ordine, una sorta di assessore alla sicurezza dell'epoca, dove sono stati ritrovati stucchi in rilievo e raffigurazioni delle menadi del satiro, eppure scene di caccia, di lotte fra gladiatori, di scene di vita del defunto. Poi, oltre all'area archeologica che vi ho raccontato adesso in maniera sommaria, ci sta pure il santuario della Madonna del Rosario, fatto edificare tra 1876-1901 da Beato Bartolo Longo. Ricordiamoci che la facciata ha due ordini sovrapposti, quello inferiore in stile ionico con tre arcate, un portico e quello superiore in stile corinzio con pilastri e colonne. L'interno ha una grande navata laterale e centrale ed ha una volta affrescata da Vincenzo Pariotti, mentre l'abside ha 9 arcate ed è sostenuta da 2 grandi colonne di marmo grigio. E al centro abbiamo il quadro dell'Assunzione di Pasquale Arzuffi. Abbiamo anche il preziosissimo ciborio con metalli preziosi ispirato al Pantheon di Rho. E abbiamo una grandissima cupola, un affresco raffigurante una croce di Angelo Landi. E all'interno del santuario c'è il famoso quadro della Madonna con le stelle, la Madonna del Rosario tra Santa Caterina da Siena e San Domenico. Poi all'esterno abbiamo pure il campanile, costruito tra il 1912 e il 1925 in cemento armato, decorato all'esterno con granito grigio e all'interno con mattoni. E alla fine del campanile abbiamo una grande croce bronzea di Aristide Leonori. Da lì si ammira la Valle del Sarno, il Vesuvio, gli scavi, l'Appennino. Con questo voglio dirvi che Pompei è una città fortunatissima ad avere due siti così importanti. E ancora più importante è che l'area archeologica è un'area dove ci stanno testimonianze di arte e vita quotidiana. Abbiamo dei corpi pietrificati dei poveretti che sono morti durante l'eruzione. Abbiamo il pane, abbiamo il grano, abbiamo il gaurum. Abbiamo i gioielli e monili rinvenuti che adesso stanno al Museo Archeologico Nazionale. Abbiamo le pitture pompeiane che hanno fatto scuola nella scuola pittorica romana antica e classica soprattutto, con scene di elementi vegetali, elementi mitologici, scene erotiche, scene teatrali. Addirittura nell'anfiteatro ci fanno gli spettacoli. Ricordiamoci quello dei Pink Floyd che girarono un video storico nel 1972 ed è ultimamente venuto David Gilmour, il cantante proprio, a fare un concerto. Ricordiamoci il concerto di Elton John. E con questo termino la mia puntata su Pompei. Ci vedremo la settimana prossima con Assisi in Umbria, la terra di San Francesco. Ciao a tutti e godetevi Pompei.